Città 5G, un'opportunità di crescita per i giovani. Con questo spirito il Laboratorio Giovani Soci della BCC, la Banca di Credito Cooperativo Roma, ha organizzato una giornata all'Aquila per parlare dei benefici di questa sperimentazione 5G, una tecnologia ancora sperimentale che per i prossimi 5 anni, però sino al 2012, verrà usata nel capoluogo abruzzese oltre che nella città toscana di Prato. Pier Giorgio Liberati, il responsabile dei giovani soci della BCC di Roma. Perché l'esigenza di realizzare questo convegno all'Aquila? Come laboratorio giovani soci della BCC di Roma vogliamo creare opportunità di crescita e di sviluppo professionale per tutti i soci di seconda e terza generazione, cercare dei legami anche interrelazionali tra i giovani soci e tutte le realtà giovanili attive sul territorio. Questa del 5G ci sembrava un'opportunità da non perdere, quindi vogliamo capire ed esplorare gli ambiti di applicazione di questa tecnologia e capire bene quali sono i margini di crescita professionale per tutti i giovani dell'Aquila e dell'Aquilano e della Marsica intera. Questo evento cade in un giorno molto speciale per l'Aquila, un giorno di sport, un giorno che accomuna tanta gente, tant'è che il vostro evento è stato legato a quello del Guinness Pro 14 che vedrà i Dragons affrontare le zebre per questa franchigia internazionale. Con quale spirito si uniscono questi due ambiti? Allora, certamente giovani e sport sono un connubio inscindibile. Ci sembrava un'occasione da non perdere, oltre quella del 5G, anche quella di legarci ad un evento sportivo che accomuna tanti giovani. Qui abbiamo anche studenti dell'ITIS dell'Aquila, tra di loro c'è chi gioca a rugby. Quindi abbiamo pensato che potesse essere, come dire, nello spirito della cooperazione tipico della Banca di Credito Cooperativo e in sinergia con il territorio, ci sembrava utile unire, come dire, un qualcosa di tecnico con un evento, una kermesse sportiva così importante. La BCC, che in Abruzzo ha 30 sportelli, rilancia anche il progetto Resto al Sud, un progetto molto importante e sul quale la banca punta. Valentino Brusaferri, responsabile dell'area affari della BCC di Roma. La BCC di Roma continua a credere nei giovani. Oggi all'Aquila questo evento, ma per lei è un momento importante perché dall'Abruzzo è partita anche una grande impresa. Di che cosa stiamo parlando? L'Abruzzo è una terra, secondo me, che ci mette in condizione di studiare, pensare, immaginare il futuro per tutti. Per noi che abbiamo 30 sportelli in questa zona, vedere che Resto al Sud è un'occasione per i giovani, ma è un'occasione per noi per rimetterci in discussione e aiutare veramente la ripartenza. Quindi benvengano queste iniziative, la parte dei giovani unita all'esperienza di chi comunque continua a credere che il paese possa rinascere e quindi ci deve portare veramente verso una nuova speranza. Dicevamo, l'Abruzzo è importante nell'ambito della crescita della banca perché sappiamo che dall'Abruzzo è partita, poi dopo si è sviluppata nel Lazio e poi è anche molto importante per quanto riguarda il credito. Perché? Pensate che qualche anno fa, quando ci fu questo tremendo evento del terremoto, nacque un'importante iniziativa finanziata dal Mediocredito Centrale per finanziare i piccoli. Bene, noi ci mettiamo in discussione, studiamo, abbiamo avviato tante piccole iniziative e poi alcune norme di legge mutarono anche per le grandi imprese. E quindi ripartì con lo stesso modello il metodo di finanziare anche le imprese con le garanzie pubbliche. Sia nel Lazio che in Abruzzo abbiamo finanziato molte imprese fino a 300 milioni di euro. Quindi l'Abruzzo è stato l'inizio di un meccanismo che ci ha consentito di crescere, quindi grazie all'Abruzzo. Una città 5G, opportunità di crescita per i giovani. L'Aquila si è affacciata in questa nuova era, con quale spirito oggi si partecipa a questa iniziativa? Ma il 5G è veramente una grandissima opportunità che ha il nostro paese. È indubbio che è una tecnologia che rivoluzionerà il nostro futuro, il nostro modo di vivere, di spostarsi, di lavorare, di curarsi.
E allora è chiaro che la sfida che abbiamo avanti è sui servizi, non solamente su un aspetto tecnologico, sulla rete tecnologica 5G, ma sulla capacità di non solo essere consumatori di servizi, che ci porterà a essere più competitivi, ma anche a essere in grado di progettarli, realizzarli, esportarli questi servizi. Questo vuol dire cogliere veramente il futuro che abbiamo davanti al 5G. E allora ecco, credo che una platea come questa iniziativa di giovani imprenditori sono i primi interlocutori, cioè quelli che oggi devono interrogarsi di come il 5G possa aprire delle opportunità di lavoro, di sviluppo, di impresa. Per L'Aquila il 5G sarà un'occasione molto importante. La BCC ha voluto donare al Comune dell'Aquila anche un video da utilizzare proprio per tutte le attività di promozione della tecnologia 5G che verranno portate avanti. Abbiamo questo bel evento con tanti giovani, lo abbiamo pensato qualche mese fa per dare un ulteriore contributo al territorio. E in quell'occasione, oltre a tutta la scaletta degli interventi tecnici, che sicuramente spiegheranno alla perfezione il 5G, abbiamo pensato che potesse essere un ulteriore contributo per questa giornata e non solo, poi vi spiegherò il non solo. Quindi ora andrei in onda un video di prima visione. L'Aquila ha bisogno dell'aiuto di ognuno di noi, di ognuno di voi per questo difficile percorso che abbiamo intrapreso e che continueremo a percorrere con grande passione e con grande impegno, con questo obiettivo importante di tenere da un lato come elemento di identità e di forza il nostro passato, che è quello che le nostre bellezze, quello che abbiamo avuto in eredità, però anche la capacità di far vivere in equilibrio questo passato con il futuro, che è rappresentato anche dal 5G e dalle tante iniziative che insieme alle istituzioni scientifiche e culturali si stanno sperimentando in questa città. Io sono molto fiducioso e grazie, lo proietteremo ad un'occasione. Questa è la storia di una strada. Una strada che percorreremo noi, per primi. E andremo veloce. Entreremo in una nuova dimensione. L'internet delle cose. Realtà virtuale. Realtà aumentata. Città intelligenti. Veicoli autonomi. Videosorveglianza. Sanità elettronica e telemedicina. Agricoltura 2.0. Industria 4.0. Qui, all'Aquila, Comune, Università, Open Fiber e Wind 3 costruiranno una strada come nessuno l'ha mai immaginata. Una strada fatta percorrere. Verso il futuro. La strada verso il 5G. L'Aquila è una città in transizione verso un futuro di straordinaria innovazione. Oggi abbiamo tra le mani il potenziale di crescita legato alla sperimentazione del 5G. Questa unicità inciderà sulle nostre vite, nella quotidianità, in maniera diretta e indiretta. Diretta nella misura in cui beneficeremo di una connessione ultraveloce che renderà esponenziale la nostra capacità attuale di spostare informazioni. Indiretta in ragione del fatto che una tale rivoluzione è attrattiva in termini di imprenditoria e sviluppo occupazionale del territorio. Ecco come il sogno diventa realtà e porta il futuro nel presente. Wind 3 e Open Fiber hanno siglato una partnership attraverso la quale si sono aggiudicati il bando di gara del Ministero dello Sviluppo Economico sulla sperimentazione del 5G all'Aquila. Il 5G rappresenta l'ingresso in una nuova era di reti più intelligenti, più vicine ai cittadini. Il 5G non è una semplice evoluzione della tecnologia di accesso radio, ma è una nuova innovativa architettura di rete che permetterà di gestire una molteplicità di accessi e di servizi, garantendo così una connessione ottimale. La tecnologia 5G ha tre caratteristiche principali. La prima è una maggiore velocità di trasmissione dati, la seconda una maggiore velocità di accesso ai servizi e la terza è l'utilizzo massivo dell'internet delle cose.
Il 5G introduce una nuova piattaforma aperta, programmabile e scalabile che permette l'erogazione di una vasta gamma di servizi digitali e permette inoltre di indirizzare e allocare delle specifiche porzioni di rete, risorse fisiche e virtuali verso dei mercati verticali emergenti. La sperimentazione prevede il coinvolgimento di enti locali come l'Università e quindi l'Università dell'Aquila, di centri di ricerca e di aziende locali. Tra questi vale la pena citare la multinazionale cinese ZTE, che ha deciso, a valle della possibilità di sperimentare sull'Aquila il 5G, di insediare all'Aquila anche un centro di ricerca e innovazione. Non si tratta quindi solamente di una sperimentazione tecnica, ma della sperimentazione in un ecosistema dove fornitori di tecnologia e fornitori di servizi lavorano insieme per migliorare la vita dei cittadini. I tre casi d'uso che sono coordinati direttamente dall'Università sono il monitoraggio strutturale degli edifici, offre la possibilità di testare il potenziale del 5G come sistema capace di governare da una parte una moltitudine di device, di dispositivi come quelli che devono essere distribuiti all'interno degli edifici per un corretto monitoraggio strutturale, e d'altra parte consente anche di sondare la capacità della rete di rispondere a situazioni di emergenza, ovvero nel caso di sisma ad esempio i dati che arrivano da quella rete devono essere adeguatamente trattati con livelli di affidabilità e qualità adeguata. Tra il 5G e la fibra ottica c'è un connubio ideale, in quanto la fibra ottica garantisce una capacità ineguagliabile e permette di gestire la tecnologia radio anche in funzione dello spostamento della capacità elaborativa parziale a cui si assiste tra la stazione radio base e il cloud. La maggiore velocità di accesso ci permetterà di sperimentare anche servizi di telemedicina, ossia la possibilità di avere assistenza remota dei pazienti ove il presidio locale non sia possibile. Relativamente al tema della valorizzazione dei beni culturali attraverso le tecnologie del 5G, l'idea è quella di utilizzare tecniche di realtà aumentata, un tipo di servizio che si adatta benissimo a sostenere attività di navigazione turistica nelle quali si sovrappongono alle immagini che si vedono nella realtà modelli tridimensionali e immagini, e che devono essere però rese coerenti da un punto di vista della visita sia spazialmente sia temporalmente con l'esperienza che si fa in modo diretto. Un altro esempio è l'utilizzo dei sensori nella cosiddetta agricoltura 2.0, ossia la possibilità di monitorare le caratteristiche del terreno e certificare la provenienza dei prodotti. Terzo caso d'uso è il tema del veicolo connesso. Non siamo ancora al veicolo autonomo, ma siamo a una via intermedia nella quale è necessario dotare i mezzi di tecnologie capaci di aumentare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza, il caso d'uso che deve essere sostenuto. Il percorso è tracciato, l'ecosistema è consolidato e nel futuro dell'Aquila c'è già il 5G. Il futuro è alle porte. Con la diffusione su larga scala della tecnologia 5G, vivremo in città intelligenti e interconnesse. Città più sicure, senza distanze, senza confini. Vivremo in un mondo più veloce, facile ed efficiente. Un mondo alla portata di tutti. Il 5G è una evoluzione importantissima, sarà un qualcosa che consentirà all'Aquila in particolare una ripresa economica e quindi con ricadute positive sull'attività anche di impiego delle persone che vivono ancora in questa realtà. Penso che la BCC di Roma, una banca del territorio, deve essere promotrice delle attività per dare un sostegno a questa iniziativa così importante. Quella che stiamo vivendo all'Aquila è un'occasione unica, straordinaria. Siamo protagonisti di una sfida, pionieri di una rivoluzione tecnologica che ci cambierà. L'istituzione comunale è la città che accoglie e indirizza gli interventi, che promuove la costruzione di reti, che unisce e programma verso vivibilità ed eccellenza, ricevendo proposte e restituendo benessere. Ma l'istituzione comunale è anche le donne, gli uomini e le professionalità che lavorano e sostengono il progetto. Ecco dunque come il 5G cambierà l'Aquila e le nostre vite. Ecco come la nostra terra oggi è accessibile, veloce e smart. L'Aquila è entrata nel futuro. L'Aquila, simbolo di rigenerazione.
Città Pilota. Icona a cui guardare e a cui ispirarsi. Davanti a noi una strada nuova. La strada che farà dell'Aquila una città del futuro. Un futuro che inizia oggi.